Questo è un film su commissione. Ci hanno contattato Giancarlo Consogni e Graziella Tonon, che sono due allievi di Bottoni, professori del Politecnico di Milano in pensione, e curatori, custodi dell'archivio Piero Bottoni, che si trova all'interno del Politecnico di Milano. Loro da anni, fin dalla morte di Bottoni nel 1973, hanno iniziato a, come dire, a raccogliere materiale, per studiare, valorizzare e far conoscere il lavoro e la figura di Piero Bottoni. E credo che l'archivio sia nato così nella sua forma attuale, nella fine degli anni 90, questo vorrei dire una data imprecisa, ma credo di sì. Però comunque loro avevano a mente di fare una grande mostra su Piero Bottoni, che però aveva appunto dei costi inauditi. E allora, con la collaborazione del Politecnico, di un piccolo bando regionale che avevano trovato, pochi soldi, ci hanno contattato per chiederci se ci interessava di realizzare un film sull'archivio. Per la stima nei confronti di Giancarlo Consoni e Graziella Tonon, abbiamo accettato, abbiamo presentato una piccola idea, che in realtà il lavoro si parte da una loro sceneggiatura su Bottoni. Poi, insomma, in corso d'opera abbiamo trasformato le cose, ma il centro del film, oltre a Bottoni, è l'archivio, ed è un film sostanzialmente sulla figura di Piero Bottoni e su questo archivio sterminato di 90.000 documenti, fatto di foto, disegni. E la grande sorpresa, quando siamo andati a visitare l'archivio, è stata quella appunto di trovare una serie di bobine di 8 e 16 mm e alcune anche audiocassette, nastri magnetici di solo audio, non ancora digitalizzati e quindi in qualche modo sconosciuti, che giacevano non visti da almeno 50 anni. E sostanzialmente il film è lì. Piero Bottoni è nato all'inizio del Novecento, è stata una figura, si è laureato in architettura, è stato un grande antifascista, è famoso per essere un urbanista, però in realtà è stato anche pittore, è stato designer, è stato Fotografo. fotografo, i filmati che abbiamo trovato sono in parte anche fatti da lui, anche stilista, per cui una figura veramente poliedrica, e l'archivio riflette molto queste sue mille capacità, insomma. Giancarlo Consoni e Graziella Tonon dicono che una figura ha schiacciato l'altra, il designer ha schiacciato il pittore, l'architetto ha schiacciato il designer, l'urbanista l'architetto, per cui alla fine ce lo ricordiamo come il costruttore del QT8 e l'inventore del Monte Stella. Anche nel nostro film, poi alla fine, la parte su cui ci concentriamo di più è proprio questa, quella dell'invenzione della montagna, di una montagna in un luogo dove di montagne non esistono. La montagna come sogno, sì, come sogno, come opera totale, ecco. Il lavoro che Giancarlo Consogni e Graziella Tononi intendevano fare riguardava appunto la poliedricità di Bottoni e appunto la molteplicità della relazione tra Bottoni e le arti. Quindi Bottoni, appunto, fotografo, stilista, designer, urbanista, architetto, pittore, disegnatore, intellettuale. Questa loro sorta di sceneggiatura, chiaramente c'erano tutta una serie di luoghi, di opere, come appunto l'ossario, Monumento ai Partigiani a Bologna, il Monumento alla Resistenza a Sesto San Giovanni, ma c'era anche il grattacielo in Corso Sempione, insomma, oltre alla Montestella e al QT8 e via dicendo. E chiaramente il nostro era un film che nasceva all'interno dell'archivio, quindi in qualche modo sono stati anche i materiali che hanno richiamato la nostra attenzione, ma non soltanto i materiali, ma anche quello che, come dire, no, il titolo Una giornata nell'archivio Piero Bottoni gioca con un film di Bottoni, che appunto si chiamava del 33, che si chiamava Una giornata nella casa popolare. E il gioco è: un archivio così grande, così sterminato, andiamo a risvegliare i documenti, se vogliamo, un po' anche tra virgolette a caso, cioè, perché lì dentro di film possibili ce ne sono a centinaia. Quindi questo film poi si indirizza, anche grazie alle scoperte fatte in fase di digitalizzazione dei materiali in pellicola. Quindi, nel momento in cui in quei materiali scopri che ci sono queste immagini incredibili dei doge venduti dagli eserciti alleati al Comune di Milano per trasportare le macerie della Seconda Guerra Mondiale, e
chiaramente quello si chiama una parte del film, o via dicendo, il film Una giornata nella casa popolare, idem. Poi in più c'era questo grande progetto di Bottoni, che è questa villa Muggia in Emilia Romagna, che è una villa che è appunto stata bombardata nel 45 e mai più, nel 43 e mai più restaurata, e quindi lì siamo stati a filmare a Villa Muggia oggi, perché da allora insomma la villa è pressoché abbandonata, e quindi l'inchiesta che abbiamo scoperto meravigliosa, fotografica, che Bottoni fa sulla situazione abitativa nelle periferie di Milano nel 1939, e chiaramente quell'inchiesta lì ha fatto sì che il filmato Una casa, una giornata nella casa popolare, entrasse nel film, perché in qualche modo era un elemento che precede il grande sogno di Bottoni di costruire una casa per tutti. Poi ci sono dei filmati invece, come dire, quasi di pura documentazione costruttiva, cioè come si costruisce una casa prefabbricata, eppure quelli sono a nostro avviso eccezionali, e quindi ne abbiamo usati in abbondanza. Poi ci siamo anche divertiti noi, ad esempio Bottoni nel suo lavoro ha fatto spesso l'utilizzo del collage, abbiamo costruito tutta una sequenza facendo noi dei collage inventati usando i materiali inventati da noi sui materiali di Bottoni, quindi disegni, foto, negativi, scritte. Questo è stato un po' il film, è stato un film sorpresa pure per noi, non doveva essere un film, noi dovevamo realizzare un documento visivo per una, come dire, in ambito accademico. Poi lavorandoci ci siamo appassionati, innamorati, e abbiamo capito che doveva invece trovare una sua strada anche nei festival. E poi l'abbiamo proposto a Recinema, quindi Recinema è entrata, acquistato, esatto, in collaborazione con noi, ha acquistato il film per poterlo mandare, diciamo, in onda e collaborare con noi. Però è successo tutto un po' in corso d'opera. Una cosa che possiamo dire che era che quando abbiamo scoperto queste bobine dentro l'archivio, è diventato subito chiaro il fatto che la sottile trama del film sarebbe stata appunto i due consonni e la Tonon che guardano questi materiali che non avevano mai visto, questi materiali sconosciuti. Per cui grazie alla Cineteca Milano sono stati digitalizzati e li abbiamo fatti rivedere alla Cineteca, e loro per la prima volta hanno potuto, esatto, guardare che cosa c'era in queste pellicole mai viste. E questo è stato un escamotage fortunato. Era un dispositivo che avevamo pensato fin dall'inizio, sì. Perché ovviamente non avendo le competenze per fare un film biografico su Bottoni, conoscevamo Bottoni, ma insomma non siamo due architetti, non siamo due storici dell'architettura, e non, appunto, è un film che partiva come film su commissione, quindi abbiamo capito fin da subito che le persone che ci avevano cercato per fare il film, nonché forse i più grandi esperti a livello mondiale di Piero Bottoni, dovevano per forza di cose essere nel film ed essere protagonisti del film. E ci siamo inventati questo dispositivo, che in qualche modo avevamo usato anche in film precedenti, una sorta di narrazione, di analisi del materiale visivo. Sì, per cui non c'è una narrazione cronologica, non c'è una narrazione da sceneggiatura, ma è un po' improvvisata rispetto a quello che stavamo guardando mentre veniva proiettato. E comunque lo stupore, alcune frasi che loro dicono è proprio nell'immediatezza di ciò che vedono. Abbiamo sicuramente conosciuto meglio la vera storia della nascita del Monte Stella, che comunque è magica, e abbiamo scoperto questo testo stupendo di Bottoni, che appunto è Ascesa al Monte Stella, che usiamo nel film, e quindi sì, abbiamo provato un po' a restituire la sua poliedricità mettendo insieme tutte le cose, disegni, voci, filmati, progetti. Non ci sono tutti i progetti che, diciamo, i due architetti che ci hanno commissionato il film avrebbero avuto nel film, ma sicuramente la poliedricità di Bottoni emerge dai materiali, ci sono le fotografie, ci sono i disegni, ci sono le cose girate da lui, le foto fatte da lui, i suoi progetti, le sue costruzioni. La bellezza fino a un certo punto era la bellezza dei ricchi.